Elvis Vacchelli, protagonista di questa accesa partita Piadena e Spugna Pisogna, un tuo commento? Molto bene, nel senso che noi arriviamo comunque da una sola vittoria nelle prime giornate di campionato. Vincere a Pisogna non è mai facile per nulla, e già per i campionati scorsi ho imparato che Pisogna ormai è un campo così, è un campo caldissimo. Questi due punti qua sono importantissimi, speriamo di andare avanti con questo ritmo qua, che comunque abbiamo preso un po' di fiducia, speriamo di andare avanti a vincere ancora. Rientri dopo un infortunio lunghissimo e pesante, che campionato di NC stai ritrovando? Beh, l'infortunio spero di averlo lasciato alle spalle, nel senso che comunque adesso di problemi fortunatamente non ne ho ancora avuti e spero di non averne, però nel senso il recupero è andato bene. Campionato, ho trovato il solito campionato degli ultimi anni di DNC, nel senso che comunque il livello secondo me non è così basso come in giro dicono, ma è abbastanza livellato, nel senso che non c'è più la squadra che spacca il campionato come magari gli anni scorsi. Però ci sono tante squadre che possono dire la loro e infatti secondo me la nostra classifica non rispecchia il nostro valore, cerchiamo di venirne fuori adesso e si pensa una partita alla volta come sempre, andiamo avanti, ripeto, una partita alla volta sperando di prendere dei punti importanti già dal sabato prossimo. Avete rinnovato molto, tu sei uno di quelli che è restato, sono arrivati anche qualche giocatore nuovo, in prospettiva cosa può dire questo Piadena? Ripeto, penso una partita alla volta, visto che inizio stagione qualcuno mi ha detto avete fatto una buona squadra e tutto e siamo partiti 0-4, quindi pensiamo una partita alla volta. La prossima abbiamo Imola, che è la corazzata del girone per adesso, visto che non ha ancora perso una partita. Ha perso ieri sera, perfetto, guarda, non ho visto il risultato di ieri sera, perfetto. Beh, allora speriamo di lasciare aperta la loro striscia negativa e di andare avanti con la nostra positiva. Grazie Elvis, in bocca al lupo. Grazie a voi, crepi. Ciao Elvis. Torna sul lago coach Dario Adami e torna qui a Pisogna vincendo 7-1-6-5, una partita anche un po' rocambolesca. Prima di tutto mi fa molto piacere tornare sul lago, che ho lasciato qua tanti affetti, tanti amici e mi sento un po' a casa mia. La partita sì, il primo tempo l'abbiamo giocato molto bene secondo me, finalmente trovando un po' di equilibrio e di continuità. Il secondo tempo siamo andati un po' nella bagarre del prendi, passa e tira, prendi e tira. Abbiamo sbagliato quello che il primo tempo abbiamo segnato, logicamente, perché poi dopo inizia la partita un po' di tensione e anche difensivamente abbiamo fatto qualche errore, però abbiamo tenuto. Sapevamo che a loro c'è da dire che mancava Leone, quindi manca tanta roba. Immagino in questo momento come le nostre squadre che sono un po' alla ricerca di un'identità, che ti manca un giocatore così importante. Bisogna dargliene atto. Comunque sì, noi abbiamo difeso bene e l'abbiamo portata lì avanti. Tutti si lamentano l'arbitraggio, io non ho capito se è un arbitraggio in difficoltà piuttosto che troppo attento alla particolarità e non alla fase del gioco. Credo che sia più una questione di secondo livello, cioè la fase del gioco un po' la perdono, sta lì a guardare se ti tira la maglia piuttosto che no, invece le fasi di gioco non le hanno riconosciute. Dopo non credo che abbiamo rubato niente, devo essere sincero, abbiamo meritatamente giocato una buona partita e portato a casa la vittoria. Ecco, l'ha riconosciuto anche coach Mazzoli, che ci stava anche di perdere con questo Piadena che ha faticato parecchio all'inizio, avete fatto un 0-4, adesso avete ripreso un po' la strada maestra. Ma non lo so, ti dico la verità, perché ne parlavamo prima della partita, dobbiamo trovare continuità non solo nei 40 minuti della gara, ma anche durante la settimana. Stiamo proprio facendo un po' fatica a trovare questa continuità, che poi sono le sane abitudini che poi devi ritrovare in partita con certezze e sicurezze. Questa settimana siamo andati abbastanza bene e oggi abbiamo giocato una partita, ripeto, soprattutto il primo tempo in attacco e in difesa e il secondo tempo anche difensiva abbastanza attenta per quanto sono i nostri valori in questo momento. Più in generale, che campionato di divisione nazionale ci ritrovi e hai visto in queste prime giornate? Guarda, io era più di 10 anni che non lo facevo per una serie di motivi. È molto, come posso dire, confuso, nel senso che mi viene da pensare a Castiglione dei Murri, che a me aveva fatto un'ottima impressione, che poi perde due partite di fila, a Bergamo che noi potevamo vincere, l'abbiamo buttata via noi, ritrova ritmo poi riperde, cioè c'è una confusione. Penso che sia dovuto tanto al livello del campionato. Adesso non voglio essere né troppo esagerato in un senso o nell'altro, il livello non è eccelso, è comunque equilibrato. È equilibrato, quindi non c'è una squadra che
aveva probabilmente forza. Io pensavo Castiglione e Muri a me aveva fatto una buonissima impressione, ma non tanto perché noi abbiamo perso, noi con la partita lì non siamo non pervenuti, per come giocavano insieme. Dopo ho visto anche altre partite, cioè Saron mi aveva fatto una bella impressione, poi ha fatto 3 sconfitte di fila. Credo che sia proprio livellato e con dei valori che in base alla settimana, parlavo anche con i ragazzi di Pisogna, con Luca e Matteo, che anche durante la settimana loro fanno fatica a trovare continuità, proprio che sia un po' uno status di tutti questo. In questo campionato il Piadena cosa punta a dire? Ah, dobbiamo fare un campionato tranquillo, cercare di migliorare quello che abbiamo, i giovani, stiamo un po' facendo fatica a inserirli, non tutti, quelli che l'anno scorso erano un po' gregari, di trovare un po' solidità, Elvis e Vacchelli che l'anno scorso non ha mai giocato, di trovare ritmo, Matteo con sicurezza, Marenzi con sicurezza, Malaguti che è un buonissimo giocatore, di trovare fiducia, stasera ha giocato poco e anche l'altra, ma dobbiamo avere pazienza e anche loro di metterle in campo, così come Casali e quant'altro. Penso che il campionato nostro sia quello di miglioramento generale più di classifica, chiaramente i punti contano per la classifica, deve essere tranquilli e trovare quella serenità per costruire, per dare continuità a una società che abbia il diritto di poter continuare a fare la pallacanestro senza patemi d'animo. Ti ringrazio e faccio i complimenti per stasera, buon campionato. Grazie a voi e in bocca al lupo a tutti.